guarda, intanto senza parlare come sempre dell'arbitro, perché ripeto, secondo me il livello è molto, molto basso e tante guerriglie calcistiche nascono soprattutto per l'incompetenza di alcuni arbitraggi. Detto questo, è inutile andare a parlare del rigore, ce ne sono migliaia di episodi che nel dubbio, ma sia per noi che per loro, sbagliava. La partita siamo stati bravi perché siamo andati sotto 1-0 dopo 2 minuti, proprio dormivamo ancora. E l'abbiamo ripresa, siamo andati in vantaggio e come Poglia al 44esimo abbiamo preso un contropiede che non dovevamo. E il secondo tempo ce l'abbiamo messa tutta, secondo me abbiamo avuto 7-8 occasioni per fare gol. Alla fine 3 calci d'angolo dove l'abbiamo presa noi è sempre di poco fuori, di poco fuori, di poco fuori. E così è il bello del calcio, a volte non meriti e arrivano i punti, a volte meriti e perdi qualche punto. Però per loro era uno scontro diretto, nel senso che vincendo con noi si salvavano, si sono, secondo me, salvati anche con questo pareggio. Per noi era una ghiotta possibilità per avvicinarci a quel gruppotto di squadre che era lì sopra. Ci prepariamo per questo rush finale sperando di fare i play-out e sperando di farci trovare pronti agli eventuali play-out. Ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto, perché ora bisogna pensare positivo, riflettere su quello che potevamo fare meglio, però bisogna alimentare la positività guardando tutto quello che di buono abbiamo fatto. Quindi amarezza per il risultato, anche se abbiamo preso un pareggio, però meritavamo i 3 punti secondo me, ma ci continueremo ad allenare per cercare di salvarci fino alla fine, come sempre. Sì, appunto, mi lascia un po' d'amaro in bocca perché oltre a fare la tripletta portava 3 punti veramente importanti per la squadra. Riuscivamo a superare il Nuova Valle ed arrivare a -6 dal Chiaravalle. E quindi peccato, più che altro il mio rammarico è questo, non essere riuscito a portare i 3 punti per la squadra, mi dispiace tanto. No, anzi, volevo dire appunto bravo a tutti i compagni, a tutti i ragazzi, perché non è la prima partita che giochiamo veramente bene, che avremmo meritato qualcosa in più sicuramente, e che purtroppo ogni santa domenica o sabato, come in questo caso, ci troviamo con un pugno di mosche. Perché stiamo giocando bene, meriteremo qualcosa in più, però per una necessità o un'altra rimaniamo sempre poi con un punticino striminzito. Mi dispiace proprio per questo. Con noi anche Claudio Maida, chi bomba di Chiaravalle, per la prima volta, chiedo scusa agli amici, ci seguono. Claudio, un bomba di Chiaravalle che oggi ha strappato un punto qui da Pianopoli, che può significare salvezza. Speriamo di sì, non è matematica, però è un buon passaggio in avanti contro una diretta avversaria per la salvezza. Speriamo bene, adesso ci sono gli ultimi sforzi, speriamo di arrivare il prima possibile a questa salvezza. Senti, Claudio, abbiamo visto un buon Chiaravalle il primo tempo, il secondo tempo che è successo, poi un rigore che hanno molto contestato i locali, ma tu che ci dici, è un rigore secondo te? Guarda, l'ho procurato io, secondo me è il rigore, ci può stare. C'è stata la trattenuta, quindi il rigore per me è giusto. Sacrosanto, diciamo. Sacrosanto? Sacrosanto, sì, possiamo dirlo, sì, tranquillamente. Ecco. Senti, poi secondo tempo, come dicevo, siete un po' chiusi, insomma, forse il pareggio vi andava bene, insomma. Semplicemente abbiamo visto che il Pianopoli giocava bene, era una bella squadra, ben messa in campo, forse avevano un po' più di gamba rispetto a noi, erano più abituati ovviamente al campo perché è un terreno sintetico, perciò sì, ci siamo stretti un pochino di più, abbiamo cercato di difendere e ripartire, diciamo.